Ciao a tutti, buonasera. Bah, già tu hai citato Giorni di Tuono, che come hai detto tu è iconico per quanto riguarda questa serie, la NASCAR, un campionato fatto di auto semplici e grezze, diciamo, ma che comunque regala spettacolo da anni nelle scene americane. Nell'edizione del 90 della Daytona 500, tra l'altro, vennero iscritte due vetture dalla Hendrick Motorsports. Iscritte apposta per filmare scene di gara per il famoso film di Tom Cruise e Nicole Kidman, che poi fecero 100 giri dei 200 previsti per poi ritirarsi, insomma, chiudere le scene e andare a casa. Queste auto, come abbiamo detto, abbastanza semplici eppure V8, 4 marce, e nel 90 era l'ultimo periodo delle cosiddette Gen 3, che dureranno fino all'anno successivo al 91. Avevano un passo minimo di 2,8 metri e poi avevano delle carrozzerie abbastanza tondeggianti, forme rotonde che erano tipiche dell'epoca del design automobilistico che veniva riflesso proprio qui nelle competizioni. I costruttori erano tanti, c'era la Buick con la Riga, la Chevrolet con la Lumina, famosissima anche perché portata da un pilota famosissimo, una leggenda della NASCAR di cui poi magari parleremo, poi la Ford con l'iconica Thunderbird, la Oldsmobile con la Cutlass e la Pontiac con la Grand Prix. Insomma, anche qui, come nei campionati turismo, diciamo che la riflessione del prodotto di serie nelle gare era altamente importante, no? Insomma, il padre appassionato che guardava la gara di domenica poi poteva andare in concessionaria a prendersi l'auto che aveva vinto. No, molto moderna, alla fine richiama quegli anni 90 che tornano, poi ha inquadrato quella di prima, quella con la livrea Hooters, che è una
catena di ristoranti tipicamente americana, in cui ci sono queste donnine bellissime con pantaloni molto corti che servono piatti molto grandi, per cui insomma proprio una vera cosa americana al 100%. E giusto per guardando Luca Puglisi in scia, Pigi, ti chiedo quanto cambia la dinamica di un veicolo come questo con la scia, visto che è un'auto abbastanza pesante con un assetto prettamente voltato ad affrontare con agio le curve a sinistra, vista la natura del circuito su cui ci troviamo. Perfetta spiegazione tecnica, direi assolutamente che non c'è nient'altro da aggiungere. Manca poco più di 4 minuti, vediamo che i distacchi sono minimi, al momento abbiamo Teolin P1, poi Mamazza e Pulina, via via tutti gli altri. Pigi, direi che siccome ci troviamo su un ovale, non possiamo fare a meno di dire di un altro evento che si terrà su un ovale, un evento molto importante, direi.
Veramente sì, è un livello di competitività e di talento dei nostri piloti assurdo e come hai detto tu sarà veramente bello vedere tutte queste capacità, la concentrazione, il gioco delle scie, la pressione psicologica che si avrà a seguire così tante vetture con una velocità media altissima e poi anche il rischio del banking e dell'apron, che è quella zona che hai citato tu al di là della linea gialla. Sarà bellissimo vedere tutto questo nelle due gare che ci aspettano: gara 1 20 minuti più un giro, gara 2 20 minuti più un giro, ma con la top 10 della gara 1 invertita. Mi confermi, PG? No, infatti la chat ha ragione. No, adesso sì, si sente, si sente. Non si sente il tuo PG.
Sì, intanto un grazie a Pieri Roberto che ha cominciato a seguirci. Siamo sulla leadership della corsa con Alessandro Teoli. Ok, dovrei esserci adesso. Grazie a chi ha segnalato che non funzionava live, parlavo da solo sostanzialmente, quindi Perfetto, sì. ringraziamo HighGrob97 se ho letto bene. Sì, Sì, esatto, che altri non è che Alessandro Borghi, che conosciamo bene. grande Ale. Ok, quindi grazie Ale. Quindi ecco, dai, ci siamo a questo punto. Ho parlato a Vanvera, ho spiegato tante belle cose che non si sono sentite, vedremo di spiegarle nuovamente durante la gara, insomma. Quindi attenzione perché i semafori si stanno accendendo, mancano 8 secondi. Vediamo di tornare intanto ai pit abbastanza velocemente. Intanto i piloti partono. Dovrei essere tornato ai pit perfettamente. Ok. Allora, spieghiamo un attimino la partenza che attualmente è lanciata. Quindi i piloti adesso si lanceranno. Ok, se puoi andare Franz per favore in cabina di commento in stanza e dire a tutti i piloti che si può partire sostanzialmente. Sì. Grazie. Allora, in realtà abbiamo dimenticato di dire ai piloti che la partenza non sarebbe stata lanciata perché non è stato impostato in questo modo il server. Quindi i piloti adesso partiranno al termine di questo giro. Intanto stanno mantenendo una velocità appunto di circa 200 km/h. Vediamo che i piloti sono un po' più staccati. Ok, direi a questo punto anche di mettere il nome dei piloti, così ci rendiamo conto onde evitare di creare disagi. Intanto vediamo Alessandro Teoli, Paloma Mazza, Simone Pulina subito attaccatissimo ad Alessandro Teoli, un Giuseppe Viola anche egli molto molto vicino, un Fabio Carello. Vediamo cosa succederà adesso. I piloti dopo questa curva prenderanno il via della corsa. Eccoli, eccoli, già toccatine tra Simone Pulina e Alessandro Teoli. Seguiamo un attimo i piloti, il pilota di testa, il pilota che era di testa. Ok. Alessandro Teoli che viene incalzato da Fabio Carello intanto all'interno, quindi percorre meno strada, attenzione Paolo Mamazza viene girato purtroppo da Fabrizio Bianchi e un po' di confusione lì Sì. dietro. Dicevamo che appunto queste auto sono un po' difficili chiaramente in fase di sorpasso e può succedere anche questo. Poi, sai, le fasi concitate della partenza possono portare a queste cose, sai, ognuno vuole approfittare di qualsiasi centimetro che la pista può offrire Sì. con velocità così alte, è un attimo che si fa un Sì. po' un bel casino. Hai proprio ragione. Adesso vediamo di poter sfruttare un eventuale safety car. Vediamo un po'. Ok, mettiamo una bella safety car e ricompattiamo il gruppo così che tutti i piloti riescono a divertirsi. Se cortesemente puoi andare in stanza ad avvisare i piloti che magari non hanno ricevuto l'avviso per ulteriore sicurezza. Grazie Ale. Grazie Franz, Sì. scusami. Ok, così che i piloti riescono a divertirsi, diamo un paio di giri di safety car, i piloti potranno riaccodarsi e vedremo un'altra partenza lanciata per l'appunto. Il povero Paolo Mazza ne ha subito le conseguenze, vediamo che si sta ricompattando nei confronti di Mattias Diaco. I piloti davanti procedono con velocità controllata di 250 km/h. Spostiamo questo comando così che permetteremo ai piloti appunto di. Ok, c'è un pilota che è ai box, probabilmente riparerà i danni. Ok, Alessandro Rizzi è rientrato ai box, aspettiamo un attimino che riparta e si riaccodi il gruppo per poter dare insomma un green flag. E vedere cosa succederà. Tanto Paolo Mamazza cerca di raggiungere il gruppo a ben 320 km/h, avrà le gomme sue belle belle calde, lo potranno agevolare
tra non molto, quando verrà data la green flag, e i piloti dovranno effettuare 15 minuti e 50 secondi più un giro, ricordiamo. Quindi ci sarà la possibilità di, anzi ci sarà l'obbligo sostanzialmente, ma non necessario, insomma, per effettuare il pit stop, perché i piloti hanno confermato che non si arriverà al termine della gara con un solo pieno. Quindi le gomme, insomma, saranno in condizioni non proprio ottimali, ma comunque col carburante non ci si arriva, quindi la sosta, uno splash and go, comunque un rifornimento sarà d'obbligo, e quindi anche il cambio gomme, e la gara sarà divisa in due tronconi. In questo caso diventerà molto interessante, perché i piloti in questo momento staranno risparmiando carburante, ma comunque dovranno rifornire per poter... Ok, direi di poter dare intanto... Ok, safety car in this lap, il pilota in testa alla corsa, a questo punto Giuseppe Viola potrà decidere quando partire allo scattare del semaforo verde. Intanto c'è Riccardo Lopez che non ha capito, penso, la procedura correttamente. Sì, infatti sì, penso si stia facendo sfilare adesso in questo momento, perfetto. Ok, perfetto, penso che adesso abbia capito, bisogna mantenere la posizione, probabilmente aveva confuso questo segnale acustico con un... green flag, realmente non è un green flag, quindi vediamo i piloti adesso che... eccolo qui, green flag, quindi i piloti adesso si concentrano nella ripartenza, proviamo a seguirli un attimo dall'esterno, perché già ci sono dei duelli, nascondiamo questa app che ci ha permesso di lanciare la safety car, la virtual safety car se vogliamo, o pace car sostanzialmente. Pace questo, car, attenzione a un contatto lì davanti. Simone Pulina a muro, ma appunto come dicevamo rientra quasi nella traiettoria di Riccardo Lopez. Proviamo a seguire i piloti un po' dall'esterno per godere anche di questi fantastici suoni dei V8. Io direi di andare un attimo... Attenzione anche qui. Sì. Che qui, perché i piloti, ecco quello che dicevamo poc'anzi, un Paolo Mamazza che cercava di prendere una traiettoria molto incerta. Sì, rischia tanto, perché la macchina gli parte così all'improvviso, mentre seguiamo anche Andrea Soregaroli, che sicuramente ne ha pagato anche egli il prezzo di quella manovra un po' avventata, se vogliamo, di Paolo Mamazza. Intanto Simone Bosetti penso si sia girato, le telecamere di questo circuito non ci aiutano, quindi scusate, un po' di difficoltà in questo caso. Fabrizio Bianchi che ha perso la posizione adesso la recupera su Davide Piragnolo, che a sua volta appunto la perde e passa in undicesima posizione. Virtualmente abbiamo il nostro Fabrizio Bianchi, che andiamo a seguirlo dall'interno all'onboard, che si trova in decima posizione. Concluderà la gara in decima posizione per partire primo? Non penso, perché mancano 12 minuti e perché sono tutti agguerriti, quindi proviamo a seguire ancora un attimo Fabrizio Bianchi, che si sta avvicinando di gran carriera a Roberto Giraldi. Attenzione, prova l'interno, io proverei a seguire i piloti a questo punto. Stiamo on board con Fabrizio Bianchi, che ha delle traiettorie meravigliose, abbiamo visto che il pilota è molto competitivo su questa pista, quindi prova a avvicinarsi a Daniele Trezza e Luca Puglisi. Grande giro di Fabrizio Bianchi, che proverà, attenzione, no. Manovra un po' sconsiderata di Daniele Trezza, che di Davide, sì. Ecco, questo... anche col rejoin è difficile fare anche questo, dopo è incredibile come un evento ne faccia concatenare altri 3 o 4, e questo è sicuramente un punto da tenere d'occhio. Qui inquadrato Tommaso Maffei, bravissimo in scia a Fabio Carello, prende l'interno e lo supera, andando anche vicino all'anteriore sinistra di Carello. Tommaso che ha scelto, vabbè, forse penso l'auto più famosa di tutto il lotto, no? Questo numero 3 fantastico, quello di Deller. Tommaso che poi corre con un deficit abbastanza importante, si è infortunato purtroppo ad un braccio, comunque sta facendo una bella condotta di gara, è salito su bene, adesso si trova su questo terzetto bello agguerrito, Carello che va a riprendersi la posizione, e qui siamo con Riccardo Lopez on board, che anche lui sceglie l'interno, dovrà guardarsi bene Maffei negli specchietti, ora prende la scia di Carello e c'è stato questo contatto. Ci avrei girato.
purtroppo golosissimo Tommaso. Golosissimo Tommaso, non lo so, penso che sia più errore di Ricardo Lopez, che non ha considerato gli spazi perché si stava spostando all'interno quando Tommaso Maffei ancora occupava la traiettoria. Quindi purtroppo è Tommaso Maffei che, come dicevi tu, già si trova un po' orfano del suo braccio a causa di una lussazione, quindi riparte diligentemente, si mette in, sta addirittura all'interno. Ricordiamo che dopo una, adesso si chiamano sbinnate, quindi dopo una perdita di controllo del veicolo, il pilota si troverà le gomme abbastanza calde, il che sicuramente fuori range di temperatura terranno davvero poco. Intanto andrei a questo punto su Giancarlo Lovatti, che si trova in undicesima posizione. Piloti abbastanza blasonati, trovarsi anche dietro a causa di questi contatti, queste vicissitudini, ecco. Quindi vediamo, godiamoci un po', cercando di inquadrare un po' tutti i piloti. Giancarlo Lovatti che cerca di recuperare su Andrea Soleveroli, quindi vuole guadagnare questa decima posizione. Siamo a metà gara adesso. Intanto si sta fermando un pilota ai box, ok, tamponando anche un po' il muro, quindi in qualche modo forse anche il paracadute poteva aiutarlo a fermarsi. Ricordiamo che la velocità ai box è di 80 km/h, non c'è alcuna penalità se i piloti la superano. Il pilota addirittura supera la propria corsia, la propria piazzola, e quindi vediamo i meccanici all'opera. No, non li vediamo, e quindi il pilota a metà gara appunto fa la sua strategia pit per poter approfittare della situazione. Intanto Tommaso Maffei in undicesima posizione, quindi ha recuperato, e anche Paolo Mamazza sta recuperando e approfittando della sosta di Fabrizio Bianchi, che vediamo essere pit, e adesso uscirà dalla zona pit. Vediamo se rispetta ciò che siamo detti nel briefing. Sì, lo rispetta, esce nella zona giustamente consentita al rientro in pista, quindi la doppia linea gialla, se avete visto, mancava di, cioè era interrotta in quel punto proprio perché il pilota in quel punto può rientrare nella pista. E adesso si trova in ultima posizione, ma i piloti davanti devono pittare, così come Simone Pulina in questo momento. Quindi i piloti potranno avranno beneficiato, i piloti che sono davanti, della sosta degli altri piloti, così come Tommaso Maffei, che dovrà effettuare la sua sosta e sta girando in 45.0, 44.9 per Paolo Mamazza, 46.8, quindi un giro un po' lento di Davide Trezza, che mi pare che si sia fermato poc'anzi. Quindi adesso si mischiano un po' le carte. Vediamo, ecco, Davide Carello che si appresta a doppiare Simone Pulina, ma Fabio Carello, scusate, dovrà ancora effettuare la sua sosta. Quindi sì, poi chi si è tenuto fuori dai guai, sta girando bene, è Giuseppe Viola, leadership della corsa presa penso quasi subito, perché dalla partenza un bel sorpasso all'interno ai danni di Teoli, ha fatto l'ultimo giro in 44.5, sta costruendo un bel cuscinetto da Fabio Carello, sono 3 secondi e 8 quelli che lo separano dalla seconda posizione. Insomma, gran condotta, pulita, spero di non fargli una gufata in questo momento. E comunque, come hai detto tu bene Pigi, vediamo al di là delle soste, vediamo comunque che tanti piloti riescono a tornare su abbastanza rapidamente nonostante gli imprevisti che ci sono, che si regalano tanto spettacolo, che poi è una caratteristica di questa serie americana, no? Poi sappiamo quanto gli americani siano bravi a creare spettacolo dal non nulla, ma comunque ecco, si riesce a rimediare insomma da tutto un po' il marasma generale che si crea quando hai 18 piloti che sono su mostri da 8 cilindri che vanno a più di 320 all'ora. Assolutamente. Grazie Franz. Io in questo momento vediamo che la gara ancora continua con i piloti di testa che non si sono fermati, quindi i piloti hanno 15 giri alle spalle, 6 minuti e 43 secondi in questo momento, più un giro alla fine della gara, quindi i piloti dovranno fermarsi. Un Giuseppe Viola che in questo momento ha 333 km/h, ha effettuato un doppiaggio su Daniele Trezza, che già si è fermato e cerca di sfruttare il più possibile, lo seguiamo dalla coda di Giuseppe Viola, per l'appunto cerca di sfruttare la scia e rimanere accodato a Giuseppe Viola in quanto pilota chiaramente veloce, su un tempo di 44.4 addirittura, ottimo tempo per Giuseppe, che con le gomme finite. Intanto Daniele cerca di sfruttare tutta la scia, attenzione, vuole sdoppiarsi,
speriamo che non ci siano contatti tra i due piloti. Io l'ho detto? Sì, l'ho detto. Ok. Eccolo io. Appena l'ho detto, Daniele ha perso autonomamente, sì, istantaneamente ha perso il controllo della sua vettura. Ci scusiamo con Daniele, non ce ne voglia, però insomma si rifarà sicuramente in gara 2. Vediamo che i piloti sono doppiati, appunto Daniele dopo questo errore e anche Fabrizio Bianchi sono doppiati di un giro, ma i piloti di testa ancora si devono, ripeto, fermare. Ecco, qui Giuseppe Viola in questo momento effettua la sua sosta, si ferma ai box, un grande bloccaggio, ricordiamo che queste auto non hanno l'ABS, solo una potenza bruta e niente ABS. Vediamo come andrà la sosta di Giuseppe Viola, se indovinerà la casella dei box sostanzialmente. Si è fermato prima dei piloti che lo precedono in questo istante, quindi è passato Carello, Teuli, Piragnolo, Puglisi, Re, Rizzi, Giancarlo Lovatti, Soraya Garoli. Viola si trova in questo momento in nona posizione. Tommaso Maffei in questo momento si trova a 12 secondi da Viola, sì, adesso 10 secondi, insomma, quindi gara in salita per il nostro Tommaso Maffei, che sicuramente in gara 2 si rifarà. E ricordiamo che si è bussato appunto la spalla giocando a paddle, quindi vediamo. È uno sport pericoloso anche quello. Sì, ma mi ricordo che si era infortunato anche giocando a 3-7, quindi il ragazzo è delicato. Quando cala il carico ci dà enfasi, diciamo. Esatto, quindi intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Direi di dire ciò che non si è sentito nella prima parte di live, in cui ahimè ero mutato, mi sono accorto dopo che il programma che utilizziamo per le live mi aveva escluso il microfono, e quindi ecco, stavo appunto su Fabio Carello in questo momento per vedere la sua entrata ai pit, anche egli con un grande bloccaggio. E perde chiaramente la posizione su Teuli, che dovrà comunque fermarsi, farà uno splash and go appunto per la fine. E dicevo che questi eventi li organizziamo, questo evento e anche il precedente con Saetta McQueen, li abbiamo organizzati proprio per pubblicizzare e sponsorizzare le gare sull'ovale, per l'appunto la Triple Crown, dove settimana scorsa si è corsa la gara di Formula 1 1988 con un'unica auto per tutti, grande divertimento. In quel caso la moda della VRC, ci siamo divertiti, skin diverse, per chi se la fosse persa può andare a guardarla sui nostri canali, sul nostro canale YouTube, trovate i link su Facebook, su Discord, dove volete voi, IRT Italia Racing Team, anche qui su Twitch, insomma nel nostro canale trovate tutto. Gara divertente, sia le qualifiche, la qualifica si è svolta il mercoledì, la gara il giovedì. Ci si è dati battaglia, una gara piena di colpi di scena, quindi chi volesse seguirla è liberissimo di farlo. Chi volesse iscriversi al nostro canale YouTube o seguirci qui su Twitch o abbonarsi qui su Twitch, ricordiamo che ancora per un periodo con Prime sarà possibile farlo gratuitamente, può sostenere appunto il canale IRT e dare una mano a tutti a proseguire la nostra avventura. Tornando alla Triple Crown, fra due settimane esatte ci sarà la Indy 500, che assegnava appunto la seconda corona della Triple Crown, e poi fra un mese ci sarà la Endurance, la 24 ore di Le Mans, che vedrà impegnate gare una gara con appunto a Le Mans di 4 ore, quindi la qualifica sarà 2 ore il sabato, la giorno 1 luglio, è il 2 luglio, correggimi se sbaglio Franz, non vorrei dire 2 e 3, 1 e 2, ok, il 2 luglio la gara sarà di 4 ore, con il ciclo giorno-notte, quindi ci sarà un moltiplicatore, quindi i piloti partiranno con l'orario virtuale alle 16.30, che poi anche coinciderà con quello reale, e faranno 4 ore di gara che coincideranno con le 24 ore virtuali, e quindi c'è chi vedrà il tramonto del sole, si guiderà di notte, e poi c'era l'alba, e si guiderà di giorno fino a concludere la gara alle ore 16.30. Quindi sarà molto emozionante, molto bello da vedere. I piloti si sfideranno e soprattutto ci sarà anche il cambio pilota. Il cambio pilota sarà avvincente, perché
darà la possibilità ai piloti di trovarsi e di collaborare per trovare un assetto migliore per poter portare la propria auto il più avanti possibile. Ricordiamo, le categorie saranno due, LMP1 e GTE. LMP1 sono chiaramente quelle più potenti, le più le iconiche, quelle del 2014, quindi Audi, Porsche e Toyota. E poi abbiamo le GTE, Ferrari, Porsche, Chevrolet Corvette e Aston Martin. No, scusate. Ok, mi sono perso, scopritelo nel nostro canale Discord, scusate, ma in questo momento sono preso, stavo guardando i tempi della gara, perché Teuli è veramente vicino a Davide Piragnolo a mezzo secondo, quindi ci saranno altri due giri di gara, perché si completerà questo e sarà il prossimo. Vi dicevo, guardate le nostre gare, perché sono veramente avvincenti. Questa è una for fun, ci si diverte tutti insieme. Quelle saranno gare in cui i piloti si daranno battaglia, ma la cosa più importante che non ho detto è quella che l'evento sarà a scopo benefico, quindi non integralmente, ma i piloti saranno soggetti a, attenzione, intanto seguiamo il duello tra Teuli e Piragnolo. Teuli passa in testa in questo momento sfruttando la scia di Piragnolo, il quale si è sostanzialmente accodato, entrambi con la stessa skin, paradossalmente. Esatto. Intanto Piragnolo, ecco, decide di toccare Teuli sul posteriore. Teuli non può far altro che girarsi, purtroppo. Vero peccato. Ahi lui, si rifarà in gara 2. Vediamo che i piloti arrivano di gran carriera, mamma mia. Come hanno fatto a evitarlo tutti? Non ne ho idea, però abbiamo visto questa manovra in diretta. Non è stata, è stata spettacolare, ma ecco, parlavamo prima delle gomme incandescenti e del pericolo nel riprendere la traiettoria. Ci stiamo godendo il tentato rientro in pista di Teuli, che lascia sfilare adesso correttamente gli altri piloti, non viene centrato per fortuna da nessuno, perde addirittura la sesta posizione, avrà la settima, partirà meglio per gara 2, pazienza, ahi lui, è andata così. Quindi adesso il pilota dovrà guidare con marce alte, addirittura superato anche da Pulina. A questo punto il pilota sicuramente tenterà di arrivare in nona o decima posizione per far sì di... no, anche Luca Puglisi la sbinna, sì, quindi errore, sì. È andata così. Tanto direi che Rizzi è all'ultimo giro, incredibile, con Viola che ha sopravanzato Soregaroli, sta affrontando penso l'ultima curva prima di arrivare sulla linea del traguardo, e in questo momento bandiera a scacchi, Alessandro Rizzi si prende P1 per questa gara 1, seguito subito a ruota da Giuseppe Viola, che chiude in seconda posizione. No, non è finita, è final lap. Ah, scusa, avevo letto leader John final lap, scusate, ho sbagliato, capita anche a certi piloti, vorrei dire. Ok, io sto vedendo un final lap, ma Rizzi sta andando piano, perché mi sa che è in... No, bandiera, da live timing è bandiera a scacchi, per cui possiamo dare i risultati ufficiali. Rizzi prima posizione, seguito da Soregaroli, poi Viola terza posizione, a seguire poi Fabio Carello, che ha preso la bandiera a scacchi, Davide Piragnolo, Tommaso Maffei chiude in sesta posizione, grande recupero del pilota, poi abbiamo Giancarlo Lovatti, Simone Pulino, Alessandro Teuli e Luca Puglisi, che dalla decima posizione, anzi in decima posizione, sì, Luca Puglisi, che partirà dalla prima posizione nella prossima gara. Ecco, questo è il bello di queste gare, perché ricordiamo che Soregaloli era praticamente ultimo, dopo quegli errori, quelle cose, era ultimo, così come Paolo Mamazza, per esempio, era all'inizio gara ultimo, e adesso Paolo Mamazza tredicesimo, Soregaloli addirittura in questo momento terzo, quindi riporta. Quindi i piloti rientrano intanto ai box. E gran gara, qualche colpo di scena, purtroppo qualche pilota ha pagato un po' di inesperienza, qualche... mancata confidenza con le dimensioni della vettura, e questo ha portato appunto degli incidenti evitabili, ecco, diciamo così. Quindi vediamo che rifacciamo un veloce recap delle posizioni. Alessandro Rizzi, Giuseppe Viola e Andrea Soregaroli in questo momento occupano le prime tre posizioni, poi un Fabio Carello, Davide Piragnolo. Ricordiamo che i piloti in questione guadagneranno dei punti virtuali. Cosa sono questi punti virtuali? Sono dei punti che gli permetteranno poi in gara, tra la sommatoria tra gara 1 e gara 2, di poter
essere poi partecipare alle interviste, essere intervistati per l'appunto, e così esprimere la loro opinione sulla gara e capire come il loro punto di vista, ecco. Sì, che poi è una parte principale, perché è molto bello, io lo dico da commentatore, sentire a caldo quello che i piloti hanno vissuto in questi frangenti di corsa, anche perché poi, specialmente per quanto riguarda un evento come un ovale, come abbiamo detto e ripetuto, il livello di concentrazione, le variabili sono tantissime, per cui sicuramente in sala interviste ci sarà tanto da raccontare, tanto di cui parlare. Non perdetevi questo spazio subito dopo gara 2. Esatto. Quindi intanto stavo considerando che Alessandro Teoli alla fine è arrivato decimo. Io penso che l'abbia fatto apposta. Perché... mossa tattica, dici? Assolutamente sì. Quindi il pilota probabilmente appunto vuole partire in prima posizione, così come ha fatto bene in gara 1, se non ricordo, l'ha fatta lui la pole, andiamo a vedere. No, la pole l'aveva fatta Giuseppe Viola, poi Piragnolo, Pulina, Loatti, ok. Ok, sì. No, Teoli ha fatto la pole position, scusate, Teoli, giusto? Sì, 44.319, sì. Poi Mamazza, lo ricordavo bene, Pulina terzo. Ok, bene. Quindi ne vedremo delle belle, perché abbiamo visto che un Paolo Mamazza veramente molto veloce, alla fine con varie vicissitudini purtroppo è arrivato in 13ª posizione. La safety car sicuramente ha aiutato i piloti a recuperare le posizioni, però insomma non tutti sono riusciti a recuperare. Il giro veloce ce l'ha Giuseppe Viola con 44.247, ha fatto un tempo più veloce di quelli in qualifica, perché la pole position era 44.319. Il perché è presto detto, perché il pilota sicuramente ha sfruttato molto bene delle scie e quindi facendo sicuramente delle velocità maggiori è riuscito a fare questo tempone, sicuramente velocità che non ha trovato in qualifica. Chiaramente i piloti cercano di non agevolarsi, quindi mancano 30 secondi alla fine di questa sessione e l'inizio appunto della prossima. Io direi a questo punto, se caro Franz, puoi andare ad avvisare i piloti che per sicurezza che la partenza sarà lanciata autonomamente appunto sulle linee del traguardo, come bene è stato fatto prima. Certamente. Quindi, ti ringrazio. Intanto continuiamo nel nostro commento. Diciamo appunto lo scopo benefico del Triple Crown è quello di dare il nostro contributo all'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, in quanto argomento sicuramente molto sensibile per noi e per i piloti iscritti all'evento, e non solo, perché i piloti potrete anche seguire e donare eventualmente un importo qualsiasi, anche un euro sicuramente farà la differenza, e dare la possibilità appunto di aiutare l'associazione. Quindi i piloti, come dicevo prima, per poter partecipare all'evento pagano un importo simbolico, se vogliamo, che una parte serve per sostenere IRT, una parte serve per l'associazione e una parte per corrispondere ai piloti appunto dei premi. Quindi con tanta qualità che viene messa appunto in campo da parte di IRT, ci saranno chiaramente le live dell'evento, le macchine, le auto saranno preparate direttamente da IRT, quelle della 24 ore, e saranno tutte quante uguali le LMP1 e tutte quante uguali le GTE. Quindi ci si può ancora iscrivere, le iscrizioni sono aperte, apriranno anche le prequalifiche, quindi c'è spazio per tante persone, inviteremo tanti altri team a entrare. E basta, penso di aver esaurito l'argomento Triple Crown. Sì, colgo l'occasione tra l'altro per fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno organizzato questo incredibile evento, lasciando spazio anche a un tema importantissimo come la sicurezza stradale. Si stanno per accendere i semafori, noi intanto stiamo vedendo queste bellissime sì. auto che hanno fatto spettacolo nella stagione 90, sono pronti per fare il giro per poi partire in maniera lanciata come in gara 1, a parte che c'è la
griglia invertita per le prime posizioni, infatti Luca Puglisi, eccolo qui che guida il gruppo. Ok, allora non era Teuli, è arrivato nono sostanzialmente, quindi non decimo, e dovrebbe partire in seconda posizione, ma non so perché c'è Simone Pulina, non capisco che fine abbia fatto Teuli, che lo troviamo in undicesima posizione. Allora sarà arrivato undicesimo Teuli, sarà, sta recuperando, no, allora ha fatto qualche fesseria probabilmente durante la fase di start, non lo sto capendo perché si trova adesso in decima posizione, mi sfugge qualcosa. Oh, andiamo a seguire a questo punto i piloti di testa, che Luca Puglisi comanderà il restart con Simone Pulina, stessa skin. Vediamo i piloti che affronteranno adesso la curva 2 e poi ci sarà spazio per l'ultimo rettilineo che porterà in curva 3 e poi ci sarà lo start, quindi vediamo chi riuscirà a dare lo strappo. Speriamo che tutto possa andare nel verso giusto, i piloti mantengono circa 200 km orari, poco più. Dimenticavo una cosa, io ringrazio Davide Bolognesi per darci supporto per quanto riguarda il Real Penalty, l'app che usiamo per quanto riguarda il... Ok, intanto partono i piloti, Simone Pulina ne approfitta, però attenzione dietro, mannaggia, sì, disastro dietro. Intanto direi di rimanere un attimo qui davanti, perché eccolo lì, Carlo Lopez si è ritirato, potevamo fare uscire anche una safety car, ma il pilota si è ritirato. Dicevo, Simone Pulina aveva superato Luca Puglisi, ma i due se la stanno giocando per bene. Intanto direi di rimanere su questa inquadratura perché ci permette di vedere anche gli altri piloti che adesso affrontano la curva. Intanto anche Lovatti agguerritissimo, che passa adesso fianco a fianco con Tommaso Maffei, adesso in terza posizione. Grande traiettoria di Giancarlo Lovatti, che sfrutta benissimo la scia del pilota in testa alla corsa di Luca Puglisi. I piloti adesso sono affiancati, bellissimo questo quartetto. Direi a questo punto di salire su Giancarlo Lovatti e vedere, oddio, cosa succede. Fabio Carello si è appiccicato al pilota di Pirangnolo, che prima abbiamo visto colpire il povero Tommaso Maffei, è in gara 1. Vediamo dove si posizionano i due piloti. Puglisi contatto con Pulina, ha perso il controllo della vettura. Sì, lo vediamo. Beh, sono tanti piloti, direi di far uscire un momento la safety car e dare la possibilità a tutti di riprendersi. Andiamo a farla entrare. Sì, un gran peccato, come avevamo detto in fase di partenza. Simone Pulina ha avuto un grande slancio nella fase iniziale, poi Puglisi è riuscito a recuperare, ma il grande vincitore della partenza è stato proprio qui inquadrato Giancarlo Lovatti, che, come hai detto tu Pigi, ha sfruttato benissimo la scia, si vedeva l'overspeed che aveva su tutti gli altri ed è riuscito a portarsi, stavo per dire in P1, ma Tommaso Maffei non so come mai o ha provato a fare la mossa da volpone, infatti penso che stia facendo passare nuovamente. Giancarlo Lovatti, e anche Tommaso è riuscito a fare una bella fase di partenza portandosi in P2. Assolutamente, il pilota sappiamo essere molto veloce sugli ovali, cioè, non si sa bene, ci sono già dei giochetti psicologici qui. ok vediamo i piloti come, speriamo non si scornino più di tanto. Intanto sappiamo che i piloti in questo preciso momento, Tommaso Maffei e Giancarlo Lovatti, non sono nella stessa stanza, sto vedendo adesso, quindi sicuramente ci sarebbe da andare a dire ai piloti di cercare di trovare una soluzione a quello che stiamo vedendo. Anche perché, se mai scendo io e dico di vai, lasciare tranquillo, vedi un po' di trovare di appacificare due piloti, sembra di vedere veramente giorni di tuono qui. Intanto Fabio Carello, puoi dire anche a Fabio Carello di sdoppiarsi, a questo punto aspettiamo che si sdoppi anche lui. Sì, ok, si sta già sdoppiando, quindi permettiamo ai piloti di tornare in corsa e di dare divertirsi, insomma, perché chiaramente l'obiettivo è sempre quello di divertirsi. Nel contempo i piloti risparmieranno carburante e vedremo un po' cosa riusciranno a fare. Tanto Tommaso Maffei mantiene i suoi 160 km orari e intanto Paolo Mamazza, che è in terza posizione, non vorrà di certo cederla dopo la brutta gara di uno, in quanto era stato colpito da un altro pilota.
Sorega Roli in ultima posizione, momentaneamente non è ultima perché i piloti dietro lo stanno raggiungendo. Ecco che si sta accodando Rizzi in questo caso, Alessandro Rizzi in piena velocità, speriamo che, ok, vede il gruppo, il gruppone che, ok, e si riaccoda, diamo tutti la possibilità di potersi, al gruppo, di potersi ricongiungere, così che i piloti possano partire nuovamente dopo questi 6 minuti di gara, che all'inizio ci hanno regalato veramente tante emozioni. Adesso due giri dietro safety car e direi che la safety car può entrare anche in questo giro. Vediamo appena i piloti passeranno la linea di partenza, potremmo far rientrare la safety car. Intanto Carello, perfetto, si sta ricongiungendo. Certo, i piloti così risparmieranno, insomma, non so se qualcuno ha riparato i danni, ma non mi pare che qualcuno sia entrato in box. Sì, ho visto forse il Rizzi, Piragnolo, okay. Penso siano tornati ai box, adesso do una rapida controllata. Sì, esatto, proprio loro, assieme anche a Fabio Carello, per riparare qualche danno dagli incidenti di prima. Bene, tanto vediamo che le telecamere di questo tracciato non ci aiutano. Molto. Ci deliziano sempre con sì, sì. Riprese da giorni di tuono, diciamo. Sì, sì, non sono quelle di Hollywood. Allora. Anche, insomma, sì, c'è qualche telecamera anche un po' muta. Insomma, un circuito che andrebbe messo. L'elicottero si sente benissimo. Circuito che andrebbe un po' messo a posto, però, dai, alla fine ci permette di correre. Siamo felici che chi ha creato, ringraziamo sempre chi crea le mod per l'appunto. Quindi intanto vediamo che Giancarlo Lovatti ha preso la posizione su Tommaso Maffei, che è rimasto indietro, quindi seguiamo un attimo i piloti. Grande lotta, preciso, ok. Simone Bosetti a muro, okay, oh, brutto incidente, ok. Mamma. Vediamo alla Cars, ok, il pilota è stato riportato ai box. Purtroppo fa parte delle corse, questi sono brutti incidenti che non vorremmo mai vedere, ma intanto Giuseppe Viola, oh, attenzione, Roberto Giraldi su Daniele Trezza, fortuna che i danni sono pochi. Ecco, questa cosa vorrei dire, quello che è appena successo sulle auto IndyCar, una cosa del genere, che dove i danni saranno abbastanza elevati, farà esplodere la macchina, cioè esplode nel senso che il motore si romperà e il pilota dovrà ritirarsi dalla corsa, quindi lì sarà dura allenarsi e quant'altro. Stiamo invitando i piloti appunto a prendere più che mai confidenza con le vetture per far sì che appunto questo non succeda. Intanto attenzione, in diretta abbiamo visto Carello. Ah, è uscito fuori. Carello, sì, mi sa che ha sbagliato, è stato un po' ottimista nel passare, probabilmente, non saprei bene come quale sia stata realmente la dinamica, però ecco appunto, ecco, questo è, le gare americane sono facili, abbiamo una curva sull'ovale, ecco, questo è quello che succede. Siamo qui per smentire tutto, poi dopo, esatto. Anche come hai detto tu con l'IndyCar, sarà vitale veramente fare un sacco di pratica. Intanto direi di andare sulla leadership della corsa, perché vedo Maffei e Lovatti che si stanno un po' scornando di nuovo, questa volta non sotto safety car ma con bandiera verde per la leadership della corsa. Attenzione, Lovatti protegge l'interno e vediamo qui Tommaso che si accoda, vediamo se magari nei prossimi giri riproverà l'attacco. Eh sì, vediamo da questa bellissima inquadratura Tommaso Maffei che prova ad andare all'esterno, e qui ricordiamo il tratto veloce, quindi i due piloti sono affiancatissimi. Ecco, no, non c'è un metro di distacco tra i due piloti, vediamo che anche il radar che riesce a coadiuvare i piloti nel mantenimento delle posizioni in pista. Intanto anche Luca Puglisi non se le manda a dire con Mattia Sediaco e Giuseppe Viola, neanche loro, un bel triello. Tanto Pirangolo perde posizione, immagino si sia girato, sì. Torniamo quindi da Luca Puglisi in questo momento, che prova adesso l'interno, quindi saliamo a bordo con lui, su Mattias Diaco, a 300 affronta questa parabolica, con una mano, è il pilota sportivo,
con una mano a 310 km/h di velocità minima. Quindi le IndyCar, a proposito di velocità, sono auto che fanno oltre i 410 km/h, quindi sono auto veramente assolutamente pazzesche e con un carico aerodinamico decisamente migliore di queste vetture, chiaramente con un peso inferiore. Auto che andavano, se non ricordo male, ad etanolo, quindi non a benzina, quindi l'etanolo, addirittura quando le auto prendevano fuoco, l'etanolo invisibile alle fiamme, quindi cioè, le fiamme sono invisibili a occhio nudo, quindi i piloti, anche se l'auto prendeva fuoco, non si vedevano le fiamme, insomma era abbastanza complicato. Auto con turbocompressori veramente micidiali. Adesso sono cambiate completamente, le auto sono addirittura col cupolino e tutto, sono sicuramente più sicure, la tecnologia va avanti. Attenzione, tornerei un attimo su Tommaso Maffei, perché sto vedendo che sono 50 millesimi che separano il pilota da Lovatti, quindi tra bella lotta tra i piloti in testa alla corsa. Sì, si stanno scornando mica male, vediamo se qui Tommaso vuol farsi vedere, vediamo se, ecco, sceglie l'esterno, non va a scegliere il bump drafting, che è una tecnica molto utilizzata in NASCAR, magari Pigi dopo ce ne puoi parlare, e comunque questi due si stanno scornando mica male, direi, bello spettacolo. Assolutamente, sì, i piloti cercano di sfruttare la scia quanto più è possibile approfittando appunto dei rettilinei, mantenendosi in contatto dopo le curve. Chiaramente chi arriva più veloce avrà sicuramente più attrito in curva, surriscalderà di più la gomma e quindi tenderà a uscire più lento. Ecco Tommaso Maffei che sfrutta la traiettoria esterna per poi portarsi più all'interno, sfruttare anche il banking un po' troppo, sfruttare il banking negativo appunto per poter uscire anche più veloce. Adesso sfruttando tutta la scia proverà a portarsi all'esterno, ma Lovatti sa che difendendo la traiettoria interna percorrerà meno strada, il che lo agevolerà appunto, come vediamo, nella percorrenza. Quindi il pilota all'esterno, oh, attenzione, Tommaso Maffei tocca il muro e sicuramente qualche graffietto l'avrà fatto alla sua vettura e dovrà recuperare, perde appunto un secondo su Lovatti. Adesso avrà anche meno slancio, quindi sicuramente il distacco è così, infatti sale a 1,4 secondi, 1,5 secondi, quindi tutto da rifare per Tommaso Maffei. Vediamo il reale ritmo che avrà il pilota, in questione, che adesso addirittura ha 1,6 secondi, quindi con un errorino, a proposito, perché le gare sono facili, con un errorino si trova. Tanto Davide Re ai box, ok? Sì. Anche Piragno no, Giraldi, Trezza, Soregaroli, ok, Re ai box, parte adesso, quindi con calma, non c'è fretta. Torniamo, vediamo che duelli ci sono in pista. C'è il duello Soregaroli, Daniele Trezza. Esatto. Che il pilota riesce a sfruttare la scia, si trova a 4 decimi, quindi riesce a sfruttare ampiamente tutta la scia, si porta all'interno, cerca di non trovare quel banking, addirittura da un angolo di sterzo veramente eccessivo per trovare l'interno, sarà arrivato a una velocità veramente esagerata. Ecco che adesso proviamo a vedere dal... ok, vediamo se le inquadrature ci aiutano, andiamo direttamente su Trezza, vediamo se potrà rispondere qui sul rettilineo. Intanto Iaco è entrato in box, Trezza, contatto, una bussatina per far sentire la presenza su Soregaroli, che è in decima posizione, grande lotta per la decima posizione, mentre i piloti davanti girano sul 44,9, 44,8, Maffei un po' più veloce di Lovatti. Ed ecco qui il bump drafting di cui dicevamo prima, come hai detto tu bene Pigi, un sacco di angolo di sterzo da parte di Soregaroli, sicuramente contatto, questa è più di una bussata, va a sbagliare anche Daniele Trezza e prende il muro, e poi le conseguenze di una toccata così a 300 all'ora sono proprio queste. Sì, allora sostanzialmente i piloti possono toccarsi, bump ricordiamo che significa paraurti. I piloti possono toccarsi, ecco che si ritira dopo questo errore, è una cosa che non ci piace vedere, l'abbiamo detto anche nel briefing, lo ripetiamo qui in live, invitiamo i piloti a non uscire dalla gara nel rispetto degli organizzatori, nel rispetto anche dei piloti in pista che comunque continuano a lottare con il coltello tra i denti, quindi poteva benissimo continuare a proseguire la gara, perché alla fine... dai, ci si diverte. L'errore tra l'altro mi è sembrato anche essere il suo,
quindi il suo regalo l'ha salvata per il rotto delle cuffie. Intanto vediamo il pit stop di Luca Puglisi, il tentato pit stop di Luca Puglisi, che deve ingranare anche la retromarcia. Queste auto hanno una caratteristica, quella di avere la prima marcia lunghissima. D'altronde auto a quattro marce, quindi chiaramente la prima serve soltanto per partire, si utilizza soltanto la quarta, al limite la terza. Ecco, vediamo che le difficoltà appunto di Luca Puglisi nel ripartire da fermo, tant'è che vorrei ricordare che nelle gare reali i piloti venivano spinti per un qualche metro chiaramente e agevolati nella ripartenza dalla... Intanto vediamo il rientro in pista, vediamo lo specchietto retrovisore che si avvicina di Diaco, non saprei bene dove mettere l'accento, era Re, ok Diaco, okay, perfetto, e venivano spinti appunto per agevolare il pilota nella ripartenza. Intanto vorrei dire che Tommaso Maffei dal secondo e 6 di distacco che aveva prima sta recuperando su Giancarlo Lovatti. Tommaso Maffei monco, monco di questo un, esatto, questo è un inside joke che ci piace citare, perché Tommaso Maffei sta correndo un monco Grand Prix, un monco mica Grand male. Guardando poi la tabella dei tempi, vedo che Alessandro Rizzi in sesta posizione è il primo dei piloti in classifica che ha già effettuato una sosta, quindi magari sarà da tenere d'occhio al netto di tutte le soste, mentre qui Soregaroli va a fare un wall ride degno davvero del film Cars della Pixar, veramente spettacolare, mentre qui Giraldi deve stare attento a ricongiungersi in pista, un piccolo momento di sovrasterzo, come hai detto tu bene Pigi, sì. Quando si fanno errori dopo delle perdite di controllo a più di 300 all'ora le gomme soffrono davvero tanto, non è così automatico poter riprendere la carreggiata in maniera normale e tranquilla. No, quello che dico sempre io quando faccio degli esempi a chi magari si approccia alle corse e spiego un po' cosa avviene alla gomma, pensando appunto al provate a prendere in mano una gomma da cancellare, ormai si utilizza sempre meno, chiaramente essendo tutti tecnologici, ma provate a prendere una gomma da cancellare in mano, sfregatela velocemente sul foglio e vedete, o sul tavolo, dove volete, su una superficie sicuramente ruvida, e vedrete come si sbriciola la gomma e quanto il calore genererà la gomma stessa. Più a forza applicate sulla gomma, più si riscalderà. Potete provare anche con le mani, è quello che dico sempre, potete provare anche con le mani stesse, sfregatevi le mani e sentite quanto il calore genereranno. Immaginate che queste auto, ma Maffei intanto un bello spavento durante il doppiaggio, assolutamente, prova a riprendere la linea. E dicevo che immaginate queste auto che hanno un peso non indifferente, circa, se non ricordo male, superiore ai 1500 kg, chiaramente a queste velocità le gomme che si grattugiano letteralmente sull'asfalto subiscono delle, intanto grande il sorpasso di Paolo Mamazza, subiscono delle sollecitazioni non da poco. Intanto Paolo Mamazza, sorprendente, che è arrivato oggi all'ultimo e quindi è in duello, grande duello con Tommaso Maffei. 44,5 per Paolone Mamazza. Vediamo, proviamo a seguire due piloti qui dall'esterno. No, non ci possiamo godere un bel niente, quindi proviamo a seguire su Paolo Mamazza in questo momento, che dovrà rispondere a Tommaso Maffei di questo sorpasso. Vediamo cosa farà. Ecco, due piloti che proveranno, certo, si stanno dando fastidio. Tommaso Maffei era bello tranquillo nel recupero su Giancarlo Lovatti, ma è arrivato il cosiddetto terzo incomodo. Esatto. È arrivato il terzo incomodo, Paolone Mamazza, il nostro Modder 3D, riparliamo MSF Italia Modding Team, lo trovate anche su Facebook, sta lavorando a una bellissima vettura che tutti quanti conosciamo, che tante soddisfazioni / delusioni ci sta dando, la SF75 Formula 1, quindi con Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'ha creata appunto da zero, essendo Modder 3D. Intanto manteniamo la visuale su Paolo Mamazza a questo punto, che segue Tommaso Maffei e Giancarlo Lovatti, quindi si è formato un bel triello. Lovatti si è fatto recuperare, vediamo, ne succederanno delle belle qui, non ce ne vogliono gli altri che stiamo seguendo i primi tre della corsa.
che tra le altre cose non mi pare abbiano fatto la sosta, quindi boh. No, i primi 5 non hanno fatto la sosta ai box, vediamo forse negli ultimi frangenti di gara se romperanno gli indugi o se a sto punto tireranno dritti per fare una gara 2 senza soste. Ok, esattamente. Intanto ci tengo a dire che chi si fosse perso la live con, quindi la For Fun scorsa con l'auto di Cars, può andarsela a rivedere, è altrettanto bella come questa, forse è successo anche qualche episodio in meno rispetto a questi, perché l'auto era abbastanza, cioè più semplice da guidare rispetto a questa. Quindi intanto l'ultimo giro sostanzialmente, i piloti si stanno suonando di santa ragione, Tommaso Maffei prova a sfruttare tutta la scia, vediamo, di Giancarlo Lovatti, un doppiato di mezzo, che cosa succederà? Attenzione, e va a fare l'ultimo giro. Sì, questo è l'ultimo giro, questo è l'ultimo giro per Giancarlo Lovatti, quindi attenzione all'attacco di Tommaso Maffei, non escludere assolutamente dalla lotta Paolo Mamazza. No, perché potrà sfruttare una doppia scia addirittura, infatti Paolo Mamazza segue e ha una doppia scia perché avrà quella di Tommaso Maffei e quella di Giancarlo Lovatti, si porta all'esterno, attenzione Paolo Mamazza che lo seguiamo dall'esterno adesso, che voglio capire cosa succederà tra i piloti, bellissimo! Testa a testa, Paolo Mamazza, attenzione, i piloti a 0 millesimi di distacco. Oh, attenzione, Tommaso Maffei ha spinto. Craft, fa un favore a Lovatti, Giancarlo no! Si tocca. Taglia il traguardo, Tommaso Maffei, così. Ah, in pieno stile NASCAR questo, dovevamo vederlo, doveva succedere. Esatto. Bellissimo finale a 3. Da pelle d'oca, bravi, veramente inaspettato, la tensione che ci piace di questi ultimi giri. La vittoria va a Giancarlo Lovatti, seguito da Paolo Mamazza e poi a Tommaso Maffei, seguono poi Fabrizio Bianchi, Alessandro Teoli, che ripeto hanno fatto tutta gara 2 senza neanche fermarsi, poi Rizzi, Piragnolo, Viola, Soregaroli e Giraldi a chiudere la top 10. PG, questa è una grande gara 2 e poi in questo finale veramente thrilling dall'ultimo giro. Finale sì, assolutamente mozzafiato. Io intervisterei tutti i piloti perché sono stati veramente incredibili. Hanno goduto chiaramente della prima parte di safety car per risparmiare carburante e dare spettacolo appunto fino alla fine. Grande gara, veramente divertente, con distacchi minimi, i piloti si equivalevano. Quindi io stavo facendo un po' di conteggi, vediamo un attimo di capirci qualcosa, perché Viola in gara 1 è arrivato secondo, adesso settimo. Lovatti era in gara 1 settimo, è arrivato primo, quindi direi che Lovatti va a vincere sostanzialmente l'evento. In seconda posizione abbiamo Rizzi che era... No, Rizzi ha fatto primo e quinto, quindi è Rizzi che in realtà è primo classificato. Secondo Lovatti. E terzo, quindi Soregaroli adesso è arrivato in nona posizione, quindi no. Terzo potrebbe esserci Tommaso Maffei, sesto in gara 1. Sì, prendiamo Tommaso Maffei 3. E Paolo Mamazza, dai, intervistiamoli tutti e quattro, vediamo cosa ci raccontano i piloti, insomma. Portiamo adesso sui piloti, se riesci Franz, altrimenti ci penso io. Sì, quindi quali sono, giusto per ripetere? Ma anche Teoli è andata bene. Allora, Rizzi. Lovatti. Teoli. Maffei e Mamazza. Ok, arrivo subito. Intanto che Francesco ci aiuta a portare su in istanza interviste i piloti, vediamo che i risultati di gara sono questi, che vediamo a schermo, intanto che i piloti ci raggiungono. Ok, intanto ci ha raggiunto Alessandro Teoli, Giancarlo Lovatti, vediamo che il nostro Paolo Mamazza anche ci raggiunge. Giuseppe Viola e poi abbiamo anche nessun altro, no? Rizzi lo abbiamo perso. Rizzi lo abbiamo perso.
Ok. No, Pigi, non l'abbiamo perso. Non lo abbiamo perso, attenzione. L'abbiamo perduto, è niente. L'abbiamo perduto, ok, allora avevo ragione. Basta, allora direi che a questo punto abbiamo tutti vincitori, ragazzi. Quindi siamo tutti felici per voi perché ci avete regalato grande spettacolo sia in gara 1 che in gara 2. È entrata la safety car per dare la possibilità chiaramente a tutti i piloti incolpevoli e non di poter riparare i danni, ma danni insomma non penso ce ne fossero tanti, e eventualmente appunto effettuare la sosta strategicamente, e recuperare e appunto darsi battaglia fino alla fine. Io vorrei cominciare con diciamo l'ultimo classificato, dai, mettiamola così, ma comunque alla fine più che ultimo classificato, il pilota che in gara 1 ha subito purtroppo un contatto che lo ha penalizzato tanto, ma in gara 2 si è dimostrato velocissimo, ma anche in qualifica, insomma, col secondo tempo, e non solo, ma anche ultimo arrivato, il nostro Paolo Mazza, che ci ha regalato grande spettacolo, non si è allenato sostanzialmente nulla, ma grande correttezza in pista e grande prestazione. Paolone. No, non è vero comunque che non si è allenato, io l'ho visto, è arrivato che si allenava. Sì, durante la qualifica si No, è allenato, è vero. veramente no, non avevo fatto neanche in giro. Comunque, grazie a Fabio che mi ha passato almeno il setup, sono riuscito subito ad entrare. Vabbè, per fortuna c'è una curva, no? Sì. Nel senso, meno male. Quindi, vabbè, una volta visto questo, no, mi è dispiaciuto in gara 1 perché sono stato toccato, ma poi avevo sbagliato Sì, perché sì. avevo messo 20 litri di benzina. Ah, E ok. quindi a 5 giri sono dovuto rientrare in pista e per forza di cose, insomma, ho perso anche il giro. Vai, vabbè. Però gara 2 è stata veramente forte perché a parte gli incidenti che ho avuto davanti, Sì. poi mi sono accodato a Tommaso e facciamo praticamente le stesse linee. Beh, siamo stati praticamente, non so, forse 15 Circa, giri sì. in quella posizione lì. E poi all'ultimo ci siamo dati una mano con le scie, siamo riusciti a prendere Lovatti, ma alla fine ci ha fregato tutte e due, all'ultima curva. Cioè, Assolutamente. io esterno, lui interno, e alla fine ha preso più scia lui, proprio nell'ultima curva, e è passato davanti. Comunque Assolutamente. bello, Avete regalato bello, veramente. grande spettacolo. Gli ultimi giri li abbiamo seguiti perché c'era Tommaso Maffei che stava andando a prendere Giuseppe Viola e poi tu eri appunto dietro e avevi una doppia scia. Quindi grandissima gara, grandissima prestazione. È stato veramente bello ed emozionante vedervi duellare fino alla fine. Quindi Bravi, bravi. complimenti Paolone. E io a questo punto passerei a Tommaso Maffei, che anzi, scusate, Wow! no, che wow! A Teoli, che in gara 1 ha fatto un decimo posto, correggimi se sbaglio, undicesimo posto, decimo, Ale? Decimo posto, sì. Decimo posto in gara 2. Ecco, risolvimi questo dubbio. In gara 1 hai fatto decimo, ma poi sei partito decimo in gara 2, non l'ho capito Sono questo. partito decimo uguale, però perché io ho concluso con un giro in meno, cioè sono rimasto senza benzina Ah, ok. Abbiamo e visto quindi. qualche pilota appunto rallentare in gara 1 parecchio perché appunto non aveva Tipo fatto, esatto, me. non aveva il carburante necessario. Quindi raccontaci un po' le tue gare, la tua esperienza, Ale. No, vabbè, l'evento è super divertente. Ho fatto la pole position ecco, appunto per fortuna, perché ho preso un treno di un paio di macchine che andavano abbastanza forte, mi sono accodato e mi hanno permesso di fare la pole position. E niente, in gara 1, ecco, sono stato toccato e mi sono girato e poi comunque sia, non sono riuscito ad arrivare a concludere l'ultimo giro. Ci ho provato, ho detto, se Sì. Ok. come va, va. E gara 2 è già andata, cioè è andata leggermente meglio, però appunto ho perso il treno del podio per tutta la gara e sono stato lì lì solo. Però abbiamo visto grande Però velocità, grandi duelli, quindi sicuramente avete regalato spettacolo tutti, quindi a prescindere. Quindi complimenti Alessandro Teoli. E a questo punto, chiaramente avete tratto tutti un po' di esperienza appunto per la Triple Crown per poter fare una gara sicuramente migliore di questa e con più preparazione, perché lì le auto chiaramente sono sicuramente più delicate e vanno molto più veloci. Quindi io ringrazio Alessandro Teoli e passerei a questo punto a Giancarlo Lovatti per
che non so se è un ex aequo, comunque ha fatto una gran gara anche lui perché è finito in settima posizione in gara 1 e poi ha vinto gara 2, quindi complimenti Giancarlo, raccontaci un po' la tua esperienza. Beh, niente, ho fatto un bel pasticcio in gara 1, che sono partito dai box, oltretutto, Ecco. e poi un po' di bagarre nelle prime fasi di gara 1, che boh, qualche contatto, poi la safety car ci ha ricompattato, e poi per fortuna sono riuscito a mettermi al ritmo, davanti sbagliavano, qualcuno è rimasto senza benzina, sono arrivato settimo. Ok, ecco. Vabbè. E invece gara 1 ho sfruttato bene la partenza, poi ho sfruttato bene la ripartenza e poi ho sudato a tenere Tommaso, a tenerlo dietro tutto il tempo. Ecco, Ok. la mia gara è stata così, gara 2. E onestamente mi aspettavo che queste macchine sotto scia erano un pochettino più prestazionali, perché Tommaso era più veloce di me, però non riusciva a superarmi, perché vabbè, io mi tenevo sempre sull'interno, però lui con la velocità che guadagnava in scia, poi comunque anche all'esterno non riusciva a prendere quello spazio necessario per fare un sorpasso in sicurezza. E quindi In da realtà questo punto poi rivelerò la mia tecnica. abbiamo visto i duelli che avete fatto perché insomma è stato molto molto bello guardarvi duellare, tu mantenevi bene l'interno, lui all'esterno percorreva più strada sicuramente, quindi fuori dalla scia poi si faceva sentire il drag di queste auto che sicuramente non eccellono in aerodinamica. Quindi grande duello tra tutti e due, complimenti insomma perché ve lo meritate. Io a questo punto passerei a Giuseppe Viola, che ricordiamo fresco vincitore della gara, della prima corona della Triple Crown, della Triple Crown per l'appunto, Formula 1 1988 a Monte Carlo, e quindi pilota consistente, pilota veloce, pilota che ha dato anche del filo da torcere nel campionato Formula 1 XX secolo dell'86, ha vinto anche una bellissima gara nel BTCC, quindi pilota che si conferma ancora una volta veloce e che sicuramente vorrà, si sta allenando appunto per poter vincere anche la seconda corona in Indianapolis con le auto del 99. Giuseppe, raccontaci un po'. Buonasera ragazzi, e complimenti a tutti, è stata una bellissima gara, sono state due bellissime gare, tranne un po' la seconda dove sono stato toccato e c'è stato un contatto perché le auto si muovono, c'è la velocità e tutto, quindi non è colpa di nessuno secondo me. Certo, l'arrabbiatura c'è in quel momento, ma non, secondo me è contatto di gara. E gara 1 è stata bellissima, sono partito, avevo calcolato tutta la benzina al millimetro, tutti i grammi e tutto, ma la safety car ha permesso a chi era più carico di non fare la sosta forse. Esatto. Io sono stato costretto a fare la sosta e ho perso la prima posizione. Anche questa è strategia. Esatto. Nonostante ciò, però, mi sono divertito perché poi gli ultimi giri ero infuocato, tutto, cercavo di sfruttare il massimo. Poi gara 2, disastro, contatto nei primi 50 metri, poi un altro contatto dopo, poi sono riuscito a infilarmi in mezzo a due macchine a 300 km/h, è stato bellissimo, Beh. spero che si sia visto nella live, ma niente, Sì, cioè. bellissima, bellissima esperienza da rifare sicuramente. E una cosa che Assolutamente. volevo sapere, magari se qualcuno poteva approfondire il discorso dei setup, se magari qualcuno ha qualche segreto, su queste cose io sono curioso. Beh, poi ne approfitteremo perché in live è stato detto qualcosa, non so se si è sentito perché i primi 5 minuti di live purtroppo ci siamo resi conto che la mia voce non si sentiva e quella di Francesco sì, quindi sicuramente possiamo andare a dire che i setup sono asimmetrici per gli ovali e quindi le ruote di destra godono di un angolo negativo maggiore e quelle di sinistra godono di un angolo positivo maggiore. Quindi ecco, abbiamo spiegato in live appunto lo sterzo perché fosse storto verso destra per andare dritto, quando si fanno le curve, l'auto
a sterzo dritto gira automaticamente a sinistra, quindi sono assetti asimmetrici fatti apposta. Ne vedremo delle belle anche per la Indy, perché la stessa cosa le vedremo sulle IndyCar del 99, ricordiamo, a Indianapolis, non di certo a Daytona, quindi sarà una gara, saranno le qualifiche, le qualifiche saranno secondo il regolamento che vige tuttora, chiaramente, quindi la media sarà tra i tre giri, quindi vedremo i piloti, analizzeremo i piloti per ogni singolo pilota, insomma, nei suoi tre giri, quindi la media dei tre giri detterà appunto la griglia di partenza. Abbiamo visto distacchi minimi qui, ne vedremo distacchi minimi anche lì, quindi ne vedremo delle belle, poi la gara sarà un terno al lotto tra strategie e quant'altro. Ricordiamo che sono 100 giri, quindi il 50% della durata reale della gara, che appunto sono 200. E detto questo, io saluterei tutti e ricordo, no, però, cioè, e ricordo io che Tommaso Maffei voleva anche parlare, stavo dicendo. Maledizione, cioè, vuole chiudere senza che io parli. Assolutamente sì, però mentre ci siamo, mentre ti ho sentito... Toglietegli il microfono! Ok, il Gran Premio di nel Gran Premio di Monco del nostro Tommaso Maffei, ricordiamo che ha fatto... sesto in gara 1 e terzo in gara 2, se non ricordo male, Tommaso. Assolutamente sì, confermo. Grande, abbiamo ricordato in live che guidavi sostanzialmente con una mano e nell'altra tenevi sigaretta e whisky, quindi... Allora, vorrei che fosse così, purtroppo lunedì ho avuto un infortunio facendo attività sportiva, praticamente la spalla è andata in vacanza, io purtroppo non ero d'accordo con questa decisione, di conseguenza... Poi ha deciso di rientrare comunque. Mark Marquez Junior. Sì. Tipo, però non l'ho fatto in moto. Comunque, niente, ho provato a vedere se riuscivo a guidare con una mano. Ho visto che comunque con queste NASCAR era fattibile. Sì. Senza particolari problemi. Diciamo che sono state due gare molto divertenti, soprattutto la seconda, perché Giancarlo era un po' più veloce di Giancarlo, sì, sulla linea pura. Perché riuscivo ad macinargli un decimo, due decimini ogni giro. Però mi sono detto, tanto è l'ultimo giro quello che importa, se sono davanti o meno. Aspetto fino all'ultimo giro, che è quello che ho provato a fare su Paolone Mamazza e su Giancarlo, proprio nell'ultima curva. Solo che ho preso male le misure e sono andato a toccare leggermente Giancarlo e purtroppo... No, proprio okay. Giancarlo nell'ultima... E ho preso 3 km all'ora in più, gli ho fregato. Ha preso 3 km all'ora in più, quindi ho fatto vincere esatto, Giancarlo a scapito di Paolo e ho distrutto la gara. Abbiamo visto tutto in live perché seguivamo proprio la gara, eravamo sopra la vettura di Paolo Mamazza, quindi i due piloti erano, Paolo e appunto Giuseppe erano affiancati. E poi Paolo ha avuto quell'handicap, diciamo così. Sono meglio di Latifi in un Gran Premio di Formula 1. Le 50 euro dovrei darle dopo, Tommy. La cosa che mi piace di quella gara... anche a me, però. Esatto. Devo dire una cosa, che soprattutto nell'ultima parte di gara sono andato a toccare un muro che mi ha fatto veramente perdere tanto tempo nei confronti di Giancarlo. Per fortuna arrivava proprio in quel momento Paolone e da lì ci siamo messi d'accordo. Sì. Abbiamo fatto un gioco di scena veramente, veramente ottimo. Bravi. Riuscendo a recuperare negli ultimi due giri e poi abbiamo era fatto l'unica. La bella lotta. Sì. Era l'unica gara per recuperare. Bene, bene. Io sono contento perché sento uno spirito veramente goliardico e di divertimento, quindi abbiamo visto dei duelli bellissimi e non posso far altro che ringraziarvi e spero di poter essere in pista per la prossima gara. E ricordiamo che la prossima... No, non ricordiamo perché non l'abbiamo neanche detto, ma non la ricordiamo. Prossima gara, essendo le Endurance un evento molto importante e avendo già fatto due gare a tema... tema americano, quindi ovale, ci concentreremo adesso con LMP1 e GTE per preparare al meglio l'evento 24 ore di Le Mans. Quindi vi invitiamo alla prossima, ne saprete di più domani, alla prossima For Fun con queste vetture, quindi ne saprete di più sicuramente domani. Assolutamente, poi sintonizzatevi, cos'è, prossima o quella dopo di settimana per quanto riguarda l'Indy 500. La prossima gara fra 2 settimane, quindi non manca tanto, insomma, ora voleranno questi giorni e fra 2 settimane ne vedremo delle belle. Ricordiamo Twitch, YouTube.
Ricordiamo anche i ragazzi al commento che saranno Lorenzo Mangano e Francesco Fratti. Assolutamente. Forse anche Daniela Fance. Assolutamente, sì, assolutamente. I tre ragazzi che ci coadiuvano nella preparazione, nel commento degli eventi, quindi che fanno lo streaming. E ricordiamo anche che le gare saranno trasmesse addirittura con la doppia camera. Quindi per non cercare di perderci il meno possibile nelle live, ci sarà anche la doppia camera. Quindi attenzione a tutto questo. Penso che siamo dilungati anche troppo. Quindi ringraziamo tutti e auguriamo una buona notte per chi ci sta seguendo in diretta e un buongiorno per chi ci seguirà domani. Ciao a tutti. Buonanotte. Buon pomeriggio anche nel caso. Buon weekend. Ah, e domani c'è il ponte, ragazzi. Buon ponte a tutti. Bravo. Buon ponte. Ciao a tutti. Ciao.